Eccole qui le immagini che arrivano dallo stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia, il Pescara con Pierno Brosco squizzato, Tugnov e Cornero rientrano dal primo minuto dopo i tanti cambi effettuati nella partita di Carrara da Zeman contro il Sestri Levante. 4-2-3-1 invece Braglia con Boulevard, arma tattica sulla tre quarti, va a schermare in fase di non possesso, naturalmente squizzato il regista della formazione biancazzurra. Qui il gran sinistro di Tugnov, il violentissimo, traiettoria velenosa, bravo però Vettorel a smanacciare e a rifugiarsi. Se non si aspetta. Poi il tentativo della formazione ospite con l'ex Danilo Boulevard con la palla che sorvola ampiamente la traversa della porta pescarese. Il gol del Pescara al 25esimo, batti e ribatti, poi sbaglia tutto Signorini, il sinistro, una sentenza di Tugnov al secondo gol in questa stagione. Il classe 2001 l'estone che dovrà saltare due partite del Pescara perché convocato con la nazionale estone, il gran sinistro, palla in buca d'angolo, nulla da fare per Vettorel che era stato suo compagno di squadra due anni fa nella Carrarese. Poi ancora il Pescara con Tugnov che suggerisce in aria per Merola il suo colpo di testa che termina di un soffio al lato. 38esimo minuto, sempre nel corso del primo tempo, batti e ribatti e poi l'opportunità per Alessio Di Massimo con la grande risposta di Plizzari, il riflesso da parte dell'estremo difensore biancazzurro, la grande giocata il numero di Tugnov e poi allarga troppo il compasso il piattone Merola, occasione a gol mancata dal Pescara. Siamo nel secondo tempo, palla scoperta, la difesa non scappa e c'è il pareggio di Udo che era subentrato al numero 9 Montevago, recuperato per questa partita l'attaccante italo-nigeriano, il secondo gol in questa stagione, classe 97, che due anni fa ha giocato nell'Olbia, lo scorso anno nel Cesena. 1-1, Pescara fa fatica nel secondo tempo, però questa buona opportunità, buonissima direi, per Merola che si gira, poteva anche fare il velo per Cornero, non lo ha visto, la palla termina altissima e poi attenzione, nello spazio se ne va Di Massimo, lato corto dell'area di rigore, palla indietro per Udo che spedisce alle stelle da posizione più che privilegiata, perde palla, squizzato Udo per Di Massimo, faccia a faccia, occhi negli occhi con il portiere Plizzari, non sbaglia il giocatore classe 96 nato a Sant'Omero, ex Avezzano, un ex di passaggio. Il gol del Gubbio, il sorpasso della squadra umbra, il momento più difficile per il Pescara, serve un episodio che arriva al minuto 73, il bolide di squizzato, il grandissimo gol, l'eurogol di squizzato, classe 2002, ex Renate Juve Stabia, cresciuto nell'Inter, un gol fantastico, il primo con la maglia delle Pescara in questo campionato, quindi 2-2 e c'è poi il 3-2 all'89esimo, quasi al 90esimo di Moruzzi, uno contro uno con Pirrello, sposta il pallone e incrocia la sfera laddove non sarebbe mai e poi mai potuto arrivare il portiere del Gubbio Vettorel. 3-2, esplode l'Adriatico, Giovanni Cornacchia, rivediamo, era passata a 5 la difesa del Gubbio con l'ingresso proprio di Pirrello che qui non è irreprensibile, ma il gol è fantastico di Moruzzi, il primo tra i professionisti. Finisce qui, Pescara batte Gubbio 3-2, 4 vittorie ed un pareggio, altri 3 gol davanti al pubblico amico. Va benone così.